Amici di LibriBlog, siamo oggi a Pordenone con lo scrittore e poeta Davide Rondoni, che presenta qui a Pordenone Legge il suo libro Contro la letteratura, uscito per i tipi del saggiatore. Ciao Davide. Buongiorno. La mia prima domanda parte esattamente dalla fine del tuo libro. Tu nei ringraziamenti alla fine ringrazi tutti, ringrazi anche la tua ex insegnante, ma non sai se ringraziare i tipi del saggiatore, perché ti hanno quasi costretto a scrivere un libro che ti potrebbe attirare guai. Alla fine questi guai sono arrivati? Sì, guai nel senso... Sì, guai nel senso che c'è un sacco di gente che pensa che abbia scritto questo libro per chissà quale fine strano, o per una specie di rabbia che ho contro gli insegnanti, tutte cose che non sono vere. Guai perché magari ho visto che hanno cominciato a parlarne contro senza neanche averlo letto, come capita in genere i libri che vanno a toccare un nodo vivo delle cose, no? Sono guai che non mi spaventano, perché sono romagnolo, quindi un po' siamo dei cercaguai di professione. Ma detto questo, mi hanno costretto, nel senso che l'idea è stata loro, non è stata mia. Cioè io avevo scritto alcuni articoli sul giornale lanciando questa proposta, sul Sole 24 Ore, sull'Avvenire, dove scrivo, e gli editor del Saggiatore, con cui collaboro per la poesia, mi ha detto: perché non fai un libro su questo? Io gli ho detto: ma sai, noi un po' conosciamo il mondo della scuola, tende a difendersi anche perché è assalito da tante cose, a volte anche ingiustamente, per cui sapevo che la reazione non sarebbe stata favorevole. In molti casi avevo già discusso di queste cose con molti insegnanti che mi dicevano: ma tu non insegni, quindi non puoi parlare, che è come dire che, non so, che uno non si può lamentare delle ferrovie se non è un ferroviere. Cioè, c'è una logica un po' bloccata su queste cose. Però siccome le scuole le giro tanto, conosco tanti ragazzi nelle scuole, conosco tanti insegnanti, ho 4 figli che vanno a tutti gli ordini di scuola, cioè, quindi un po' di esperienza della scuola ce l'ho, e poi la scuola deve accettare di lasciarsi mettere in discussione, se no che scuola è? E quindi ho accettato di farlo, ho fatto quello che ho potuto, poi non so, dopo, adesso vedo che c'è un sacco di gente che si arrabbia, ma anche un sacco di gente che dice che è d'accordo. Lei nel suo libro, insomma, lancia una provocazione e... No, fermo subito. Ok. Non è una provocazione, è un'idea, perché fare le provocazioni sono buoni tutti. Anzi, in Italia andiamo avanti a provocazioni: Berlusconi provoca, quell'altro provoca, Di Pietro provoca, quell'altro provoca. Qui tutti provocano, e sono provocazioni quasi sempre sterili. Tanto è vero che viviamo in una specie di noia da provocazione continua, no? Gli scrittori spesso sono bravi a provocare perché fanno i personaggi. Io non sto provocando, io sto dicendo un'idea. Poi che l'idea sia provocante perché provoca qualcosa, vediamo. Io ho incontrato il ministro Gelmini, gli ho detto: ti va questa idea? Proviamo a sperimentarla in alcune scuole e proviamo. Cioè, la mia è un'idea, non è una provocazione, perché se no, Pasolini aveva detto: chiudiamo le scuole. Quella è una provocazione, perché è facile dirlo ed è impossibile farlo, e non ha senso farlo. Mentre invece io dico: miglioriamo una cosa. Quella non è una provocazione, è un'idea. Una domanda che volevo fare alla fine, ma che adesso faccio adesso perché è uscita fuori la Gelmini. Ho letto un pochettino di commenti in giro in rete, tutti non sono carini. C'è chi dice che è incompatibile, diciamo, quello che scrivi nella lettera, alla conclusione del tuo libro, col fatto che poi tu vada a spasso con la Gelmini. Qualcuno addirittura ha detto: Rondoni cammina tra le macerie con il gelato in mano. Cosa vuol dire? Beh, è un commento idiota. Primo perché io non vado a spasso a braccetto con nessuno. La signora ministro l'ho visto una volta, come ho visto tanti altri politici e tante persone che si occupano della cosa pubblica. Secondo me uno scrittore deve interloquire con chi si occupa della cosa pubblica, sennò è comodo fare così il moralista in pantofole a casa. Quindi non sono a passeggio con nessuno, politicamente sono molto libero e vario, nel senso che non ho né tessere né ascendenze, eccetera. È un commento cattivo che vuole screditare la questione portando la polemica su un altro piano che non mi interessa. Detto questo, che la scuola italiana abbia bisogno di tante cose, non solo di queste che dico io, questo è vero ed è sotto gli occhi di tutti. Però c'è anche una mentalità, secondo me, che è tremenda, che è quella di dire di non cominciare a cambiare mai niente se non si cambia tutto. Questa è una mentalità che alla fine è un po' comoda, perché è il motivo per cui in Italia non c'è una riforma della scuola da 40 anni. Perché a furia di dire che c'è qualcos'altro che non va, c'è sempre qualcos'altro che non va, non si può mai cambiare qualcosa. Questa alla fine è una mentalità che lascia un po' tutti comodi a fare la propria parte. Il protestatario campa facendo il protestatario, il governativo campa facendo il governativo e l'indifferente campa facendo l'indifferente. Invece io quello che dico è che alcune cose si possono cambiare. Questa si può cambiare, cioè, è un'idea, ma è fattibile, secondo me.
e non solo secondo me. Vediamo, proviamo. No? Io ho modo di affrontare queste cose che non è mai massimalista nel senso facile del termine, perché è troppo comodo fare i massimalisti. La realtà nella vita normale uno poi non è mai massimalista, lo è solo quando si occupa di politica o di società. Poi nella vita normale non è mai massimalista, cioè uno fa quello che può, cioè cerca di cambiare cosa riesce. Non è che i tuoi figli, parlo dei miei figli per un'esperienza che faccio, non è che i tuoi figli vuoi che diventino subito tutto quello che desideri, no? Fai una cosa, no? Questo secondo me è l'errore, che si rischia di fermarsi perché così si evita di impegnarsi con un particolare, perché nella vita la cosa importante è l'impegno con la vita e l'impegno con i particolari della vita, non con la vita come astrazione. La sua proposta, anzi la sua grande proposta, quella di rendere facoltativo l'insegnamento della poesia e della letteratura a scuola, pensa che sia una cosa fattibile o soltanto un'utopia? Cioè la possibilità di far scegliere ai ragazzi non può sfociare in una non scelta? Allora, intanto io la proposta la miro alle scuole superiori, quindi parliamo di ragazzi che hanno 14-15 anni in su, cioè quell'età in cui a un ragazzo per fare l'esperienza estetica, perché è di questo che stiamo parlando, occorre un assenso. Non puoi amare Dante o la musica o quella per forza, perché ti viene insegnato per forza, no? Quindi perché è un'età in cui appunto la personalità sviluppa i propri desideri, la propria libertà, e quindi bisogna far leva su quello, mentre oggi invece non si fa leva su questo. Allora io non dico che deve essere facoltativo in assoluto, dico che la scuola deve prendersi l'impegno di proporre il gusto della lettura ai ragazzi. I primi 2 mesi di scuola, i primi 3 mesi, i primi 6 mesi, non importa qua, c'è un tempo consono. Alla fine di questo tempo, quando il ragazzo ha sentito la proposta, ha avuto modo anche di un po' di pensarci, di verificarla, deciderà di seguirla o no. Io sono convinto che se il preside di una tal scuola decide di chiamare te o qualcun altro perché è bravo a parlare di letteratura e a insegnare ai ragazzi, gli dice: ti do i miei ragazzi per 3-4 mesi, poi dopo 3-4 mesi vediamo chi ti segue. Se l'insegnante è bravo, lo seguono tutti o quasi. Oggi invece i dati, io non sono partito così per aria, i dati statistici che abbiamo e l'esperienza comune mostra che la maggior parte dei ragazzi si allontana dalla lettura e dalla letteratura a scuola, o addirittura è assolutamente in incidente. Noi stiamo spendendo milioni di stipendi di Stato per ottenere un effetto zero, cioè l'80% dei ragazzi non leggono libri di propria volontà, sono quelli a cui sono obbligati a scuola, vuol dire che la scuola fallisce. No? Cioè fallisce nel suo intento di motivare la lettura, e l'esperienza che si registra anche solo così banalmente, ma è che l'incontro con la letteratura a scuola è per molti un'esperienza da dimenticare o che viene rivalutata dopo a seguito di altre cose. Allora che senso ha? Questo libro in qualche modo mi ha sdoganato, uno perché anch'io ho avuto un insegnante killer al liceo che mi ha crivellato di colpi continuamente, e poi perché lei diceva: Castrogiovanni, tu non puoi capire Pascoli, non puoi capire Dante perché sei pigro. Leggendo questo libro ho capito che non ero pigro, diciamo che avevo il cuore avvilito. Ecco, che cos'è che avvilisce il cuore di questi studenti e perché si avviliscono i cuori a questi studenti? Questo è un problema più generale, naturalmente, che non riguarda solo la letteratura. Per la mia esperienza io vedo che i ragazzi, i più giovani, siccome sono in un momento, in un'età in cui avvertono, per quanto confusamente, il fatto che la vita è un'avventura, che ci sono dei rischi da correre, o hanno di fronte degli adulti, insegnanti e non, che sono nella stessa posizione, e allora sono interessanti. Cioè un ragazzo segue un adulto che sta vivendo per sé un'avventura e un rischio. Se questo non c'è, è un adulto poco interessante, perché un ragazzo non lo seguirà mai. E quindi l'autorevolezza di un adulto non si basa sul fatto che vive una situazione senza avventure, senza rischio e senza compromissione e senza discussione di se stesso. Questo che i ragazzi non vedono molte volte in chi propone loro anche delle cose bellissime. Perché se uno propone una cosa bellissima come Dante, senza vivere per sé una sorta di avventura che è quella di cui Dante parla, per un ragazzo non è credibile, non è autorevole. Questo è il problema vero. E allora i cuori si avviliscono, come diceva Baudelaire, come io riporto nel libro, perché non si prendono sul serio. Perché si pensa che quello che il cuore desidera, cioè che la vita sia piena, sia autentica, eccetera, in fondo sia una cavolata. E siccome lo pensano gli adulti, lo fanno pensare anche i ragazzi. Nabokov scriveva che quando si è adolescenti si legge per cercare un messaggio. Quello che volevo chiederle è se questa massima vale anche per gli adolescenti di oggi, e lei cosa, perché legge e perché ha iniziato a leggere? Io credo che Nabokov non avesse ragione, così come non aveva ragione Sapegno nel pensare che Leopardi fosse un adolescente permanente. L'adolescenza è il momento in cui uno comincia a mettere a fuoco le questioni della vita,
cosa vuol dire il bene, cosa vuol dire l'amore, cosa vuol dire il male, cosa vuol dire il corpo, cosa vuol dire l'anima. Cioè, in quel momento lì la letteratura è un grande campo di confronto, di conforto, anche di smentita, di discussione, no? Se la letteratura non la si presenta così, non la si vive così per un adulto e quindi anche per un ragazzo, è chiaro che la letteratura diventa una materia scolastica e quindi è già morta, no? Mentre invece la letteratura è un elemento antropologico, cioè, gli uomini hanno sempre fatto letteratura, cioè hanno sempre composto le parole per mettere a fuoco la vita. Questi ragazzi, quando la letteratura viene presentata in questo modo, lo comprendono. La maggior parte degli adulti non vive più così la letteratura per sé e pretende che i ragazzi ne siano appassionati, ma questo non esiste. Una volta mi ricordo un insegnante in una scuola mi diceva: ah, sai, io commentando questa poesia in classe, una poesia di Saba, stavo per dire che anch'io desidero nella vita trovare un porto così illuminato, largo, no, dove arrivare ogni tanto, però non l'ho detto. Ho detto: minchione, è l'unica cosa che dovevi dire. Era l'unica cosa che dovevi dire, perché un ragazzo che sente un adulto che dice questo commentando una poesia capisce che la poesia ha un valore, ha un senso anche per lui. Perché secondo lei a volte è difficile spiegare, come lei scrive nel libro, che Dante ha scritto la Divina Commedia per mettere a fuoco Beatrice, per capire cosa gli era successo? Perché è così difficile? Perché bisogna accettare anche per la propria vita la stessa questione. Bisogna accettare che anche la propria vita sia abitata dai segni di un miracolo. Beatrice, la donna venuta dal cielo in terra a miracolo mostrare, uno deve guardare la propria vita come abitata da un miracolo, e da un miracolo che sembra sottratto dalla morte, dal limite, dalla fine. Questo che Dante vive come esperienza, e questo che lui vuole mettere a fuoco e a cui reagisce, tra virgolette, con la commedia. Dante lo che dice: io scrivo la commedia per trarre via gli uomini dall'infelicità. Allora, o anche per un adulto, questo qui è un problema, cioè vive la vita così, pensando che sarebbe bello trarsi via dall'infelicità, o questa è la vera sfida dell'esistenza. Se invece gliela già data su, come si dice a Bologna, cioè non c'è più partita, allora perché un ragazzo dovrebbe interessarsi? La difficoltà sta nell'accettare la vita come avventura, perché se la vita è una cosa già scontata, o è una cosa che sai già, o è una partita già finita, la letteratura non è importante. Parla anche di istituire un sogno, di un ordine di insegnanti di lettura. A cosa si riferisce? No, a questo fatto che, secondo me, appunto, nei licei, nelle scuole superiori, la storia della letteratura dovrebbe far parte del programma di storia. Cioè, un italiano medio è giusto che sappia che c'è stato, non so, Giolitti, Tasso, Dante, cioè le grandi cose che hanno fatto la storia letteraria, storia patria nazionale. Questo è il programma di storia. Poi ci vuole invece qualcuno che insegni a leggere, che insegni il gusto alla lettura. È come un altro insegnamento, non so come, complementare, insomma, è diverso, no? A questi insegnanti, secondo me, devono essere insegnanti a contratto, chiamati dalle scuole, quindi possono essere insegnanti delle scuole stesse che accettano questa carriera, possono essere scrittori, possono essere professori universitari, possono essere giornalisti, gente che sa fare e insegnare a leggere, e questi accettano di fare un altro tipo di carriera, che non è lo stipendio fisso, basso e in cambio la pensione alla fine, ma magari un contratto annuale, e rischiano tutte le volte, perché se propongono il loro insegnamento e i ragazzi non li seguono, la scuola non li chiama più. Chiama un altro, no? Chiama un altro che sia più bravo, un altro che sappia fare magari a leggere a voce alta o altre piccole cose che però fanno la differenza, perché se non sai fare a leggere un testo a voce alta fai fatica a interessare i ragazzi, cioè non può essere così. Io ho visto le cose mostruose in giro per le scuole italiane, questo, ma non solo io. Allora, sarebbe come un ordine che accetti di fare un altro tipo di mestiere, che se vuoi è l'invito alla lettura, e per cui occorrono a volte anche competenze e capacità che non sono mai le stesse di chi insegna la storia della letteratura. Per concludere vorrei farle questa domanda: quali sono le letture, i libri di poesia che consiglia ai nostri lettori per partire, cioè libri che hanno cambiato la sua vita? Ma se penso alla mia piccola vicenda, sicuramente io per esempio ho lavorato, ritradotto sia Rimbaud che Baudelaire, cioè questi poeti che Verlaine chiamava i poeti maledetti, che in realtà si chiamano assoluti, cioè i poeti che fanno i conti assolutamente con l'esistenza, con il pieno significato dell'esistenza. E poi naturalmente i nostri grandi, Dante, Ungaretti, Leopardi. Tra l'altro l'Italia ha la poesia migliore del mondo, siamo anche fortunati, cioè non è che dobbiamo andare tanto lontano a cercarla. Io penso a questi, poi sono alcuni poeti del Novecento che ho avuto la fortuna anche di frequentare, sono stati i miei maestri anche di bottega, diciamo così, Mario Luzi, Giovanni Testori, che loro stessi sono come dei mondi che poi mi aprivano altri mondi, no? Quindi più che i libri, più che come dare dei consigli di libri, dico insomma il metodo deve essere questo qui. C'è un poeta che ti colpisce, vagli dietro, seguilo, uno scrittore che ti colpisce, seguilo, vai dietro a quello che scrive, a quello che studia lui, a quello che ha letto, a quello che ha tradotto. Io ho fatto così. Ringraziamo Davide Rondoni e vi invitiamo a leggere Contro la letteratura, poeti e scrittori, una strage quotidiana a scuola. E ricordatevi che non sono i vostri figli a essere pigri, ma hanno il cuore avvilito. Grazie Davide.
Grazie a voi.